Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi voglio parlare con voi con un argomento che potrebbe essere molto interessante sia per chi ha iniziato da poco a giocare sia chi gioca da più tempo, ovvero come diventare più bravi a giocare. Anche io, come tutti quanti, ho iniziato senza saperne niente, ma andando avanti col tempo ho imparato molte nozioni che credo sia il caso di condividere con gli altri. Ognuno di noi ovviamente ha una sua individualità, ci sarà sempre chi è più bravo a sparare, chi invece è più bravo a comandare, e ognuno dovrà trovare il proprio ruolo all'interno di una squadra. Ma quello che fa veramente la differenza non è l'abilità del singolo, ma il gioco di squadra che si verrà a creare. Io vedo che molti tendono a guardare i video che si trovano su internet, soprattutto delle giocate in cui fanno vedere questi grandi sniper che vanno e eliminano intere squadre, ma se voi andate a vedere bene i video, vedrete che quelli che hanno contro in genere sono degli straccioni, sono gente che ha appena iniziato a giocare, che va a giocare magari con una tuta da ginnastica, con una SG prestata. Ma nel momento in cui vi trovate contro una squadra coordinata come si deve, vedrete che anche loro faranno grande fatica. Soprattutto nel caso del soft air, in cui i cecchini sparano a 30 metri, quindi hanno la stessa gittata delle altre SG. Nel caso del laser tag la cosa è leggermente diversa, ma comunque, sempre a livello di abilità, la figura dello sniper richiede un discorso a parte, perché è un discorso abbastanza complesso. Quello che io invece premo a discutere con voi è del fatto che il gioco di squadra è veramente fondamentale all'interno sia del soft air che del laser tag. I nostri sport, chiamiamoli così, nascono come sport di squadra. Difficilmente il singolo riuscirà a fare la differenza all'interno magari anche di giocate grosse tra 30 e 40 persone, e l'affiatamento che avrete con i vostri compagni di squadra è quello che farà la differenza. Mi spiego meglio. Se siete da soli, voi difficilmente riuscirete a raggiungere il 100% del rendimento, perché avete sempre solo due occhi, quindi il vostro raggio di copertura è sempre comunque limitato a un arco di 90 gradi di fronte a voi. Quindi quello che succede alle vostre spalle dovrà essere coperto da qualcun altro, soprattutto una persona di cui vi fidate veramente. Questa cosa nasce conoscendo bene i propri compagni di squadra. Quindi io vi invito, dove è possibile, sia ai giocatori nuovi di ascoltare i giocatori più anziani e naturalmente imparare da loro. Imparate sempre anche dai vostri sbagli, perché sbagliare in questo caso può portare un grande vantaggio. Se considerate questa fortuna che noi abbiamo è grandissima, perché mettete caso di cadere in un'imboscata e tutta la vostra squadra muore, voi da quell'azione, per quanto sbagliata sia, perché le probabilità di sfuggire un'imboscata sono praticamente minime, pari al 10%, questo secondo i manuali dell'US Army, questa perdita vi permetterà di guadagnare delle informazioni importanti che potranno essere sfruttate successivamente, sia se voi dobbiate fare l'imboscata, sia sventarla alla volta successiva. Ovviamente starà anche i giocatori più anziani dover istruire i giocatori nuovi. Io vedo che anche molte squadre tendono a evitare di istruire i nuovi giocatori, soprattutto nell'utilizzo delle formazioni, che sono una cosa molto importante. Purtroppo lo so che non è divertente, ma passare delle domeniche a istruire i giocatori nuovi serve anche a livello di squadra, sia a formare una coesione interna, ma anche a migliorare il movimento di squadra, naturalmente, e i tempi di reazione di conseguenza miglioreranno. Noi, per raggiungere il punto in cui siamo arrivati adesso, in cui siamo tutti uguali, utilizziamo delle tattiche verosimili alla realtà, ci abbiamo messo non poco. Abbiamo messo quasi 10 anni di esperienza ad arrivare a questo punto. E ovviamente abbiamo perso il tempo che serviva a istruire ogni nuovo membro che è arrivato e che fa parte della nostra squadra. Quindi la differenza non sarà data dal tattico che avete addosso, che è originale o replica, non è data dall'SG che è cinese, come oppure di qualsiasi altra marca come la Maruyo, giapponese o quello che volete voi. La differenza starà nel gioco di squadra che voi avete con la vostra squadra. Quindi due grandi consigli che io vi do sono di imparare dai vostri sbagli una volta che li avrete commessi e di migliorare la coesione con la vostra squadra. Vedrete che una volta che riuscirete a metterli in pratica, il vostro modo di giocare migliorerà notevolmente. Detto questo, io concluderei qui il video. Ovviamente, se avete dei commenti, lasciateli pure qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video.